È incredibile che siamo morti con quello che avevamo, ragazzi. Cioè, avevamo infinite stats, ma non sono bastate. Tralasciando che il pipistrello non è stato chissà che. Prenderei il vendimentale, ragazzi, e rollerei qua. Ha senso? Sette gold. Buona battaglia. Se no tenevo il roll e prendevo il 3-1. Il roll ha preso un altro token. Però ci sai fare. Mi sto abbrustolendo qui. Cioè, è andata bene che è uscito un vero spino. Cioè, alla fine i pezzi per cui ho rollato con l'1-4 erano per l'appunto il vero spino 1-2, un'altra goccia e il Murloc 2-1. Prossimo turno abbiamo 8 gold, no? Quindi in teoria al top è trovare un pezzo da vendere più doppio pezzo. Come va là fuori? A 2-5 mi piace. Con doppio drago. Allora, se compro vendo, turno dopo 7 gold, non è che sfruttiamo chissà che. Se volessimo fare tier up, dovremmo comprare pezzo e venderlo. Se no si fanno due roll. E due roll non è che siano il massimo. Però danno le vite extra il 4-4. Devo prendere questa e rollare, mi sa. Ok. Ottimo, il token è spostato, era quello che volevamo. Ci permette di essere più puliti col gold. Perso questo trade. Ciao cassetto, come stai? Grande cassetto. Facciamo un roll al 3, e un roll al 3, livelliamo e un roll al 3. Ok, posso rollare e trovare subito un'altra di queste, ma è l'unico pezzo migliore al 2 che si possa prendere. Quindi facciamo così. Pom pom. Roll. E prendere lui, vendere tutto, non ce la faccio. Potrei anche prendere la necrolita. La necrolita, più penso che il 4-4 sia il migliore. Però in teoria, sto pensando se vogliamo... Se vogliamo frizzare sto shop, perché non è male. Cioè, turno dopo prendiamo l'1-2 e lo vendiamo. Poi prendiamo il Necrolito, spostiamo le gemme e prendiamo di nuovo vita extra con la 2-5. Dovrebbe essere una bella interazione. Prendiamo 1-2, vendiamo. Diamo le gemme tutte su di uno e poi le spostiamo tutte sull'altro. È un po' di partite che mi sembra di fare una build e poi becco sempre la mia stessa build a specchio contro. Questa build non l'abbiamo mai fatta nelle ultime 10 live. Adesso becchiamo uno che è esattamente alla cromatica con le 2-5. Si potrebbe pensare anche di non prendere il 3-3 e livellare e basta. Forse è meglio. Se prendiamo 1-2, lo giochiamo, lo vendiamo. Era carino fare la combo con questo, però non so se è worth it. Cioè, alla fine è semplicemente più 4 di vita. Meglio livellare. Ci sta. Cioè, il top ovviamente è trovare Taregosa più Promo Drake, però c'è cioè, trovare Taregosa più Promo Drake è da campioni. Quindi vediamo un po' cosa offre Bob. Prenderemo tre pezzi e poi livelleremo, probabilmente. Hai buone possibilità di vincere.
Kalegos è fortissimo. Voglia, ma Kalegos non è proprio facile da trovare. Non crescono sugli alberi, Kalegos. Snid è imbattibile. Beh, che Snid, se non hai girato il Naz, non puoi vincere. Questo aveva due spawn. Il tizio vendetta, straforte. Questo lo prendo. Non so, sono tentato, ragazzi. Lui ha battuto Taregosa. Prendono le vite questi. Provo. Cioè, il gold era pulitissimo per fare sta giocata. E al 4 mi sembrava un pochettino di rollare a vuoto con la bolt che avevamo. Poi vabbè, questo c'ha il più più, mi distrugge. L'abbiamo pagata cara. Bran? Bran è 3-3? Penso di prendere solo Bran. Assolda pure una di queste reclute. Chissà quali segreti sveleremo. Ma schifo sta roba. Isera, please. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Ok. Cambio di programma. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Non è facile, ragazzi, fare transizioni così. Mi sembrava figo fare Murloc con Stoppio 6-3. Così come ero stato costretto a prendere fango turno prima perché non avevo niente. Posso beccare Isira, please? Never. Ok, grazie Bob. Ci sta questo? Fare misto? Dovrei prendere questo qua, entra 3, 60. È forte Annichilan con questo. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto.
Merda, Amalgadone qua sarebbe stato P. Dio, questo è forte. Dovrei vendere i due Murloc. Vado su Ginny. Più 20-20 di stats. Non posso prendere Hagen. Avrebbe avuto senso con Zana piatta. Però ho preso Ginny, se non avrei preso questo. Ok. Ricompensa. Esattamente ciò che stavi cercando. Prendete un bel respiro. Prendete un bel respiro. Non dirlo. Anche qua, forse devo farle un po' di chino più di stats qui. Poi mi tocca giocare alla velocità della luce se voglio far tutto. Io sto cominciando a rigiocare super fast, se no non riesco a fare il turno. Cioè è meglio fare un turno discreto, però almeno tirare tutto, perché perdo gold è sicuramente peggio. I morti, ragazzi, non li possiamo beccare. Non so se ha senso livellare. Sì, perché abbiamo 4-4. Magadonia. Draghi, draghi, elementali. Ci sta questo qua. Devo odorarlo. Devo odorarlo! Perché troia. Adesso aspetto, ma serve da fare. Ok, facciamo solo di questo. Mi piace il tuo modo di pensare. Dai, dammi Amalgadone, mannaggia. Cos'è sta roba? Cos'è sto schifo? Argus, 1-2. Vendo, vendo, kill su Charca. Schifo. Meglio assoldare una recluta. Bella scelta, molto tattica. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Sì, dov'è? Qua. Lo metterò davanti, my bad. Però ho fatto quasi tutto quello che era da fare. Forse potevo vendere. No, Ginny si tiene in mano. Però potevo vendere al massimo il 6,64 per Ginny, ma mi indebolivo troppo. Era da mettere prima. Ho sbagliato col veleno. Positioning per il veleno. Sicuramente da mettere la Magadon per primo. Ho messo il veleno sul pezzo. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Allora chi salta? Posizioniamo bene per prima cosa. Prende salta il 6,64 contro Murloc. 6,64 vuol dire che ho un Murloc. Questo tazzino, tutto sto gold inutile, roll. Tazzone no, tazzone ci sta. Bella scelta. Oh my god, allora. Piace il tuo modo di pensare. Prendete un bel respiro. Prendete un bel respiro. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Solda pure una di queste reclute. Quello
potrebbe fare la differenza. Non ho paura di nulla. Continua così, forza. Raga, non riesco a parlare perché sono concentrato, è complicaterrimo sta partita. Pensando a chi può saltare. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Assolda pure una di queste reclute. Prende lei sto turno. Io ho visto la vera fine dei tempi. Ah, non lo so. Tripa di Ragnaros, quanto tripe sto facendo? Mi sarei trovato un altro Margadone, una tripa di Selfless qua per diventare fortissimo. Il resto rimane. Può saltare quel 282-37 tra un po'. Diventa obsoleto. Devo battere Murloc. In realtà quello lì tra da un pezzo, come un veleno. Ci sta. Quanti triplo ho fatto? 4 e basta, mi sembra di aver fatto di più. Mi serve tra la Magadon, un altro Magadon. E tripla di Bran magari. E tripla di Selfless. Ok, non sto a prendere quelli lì che intanto ho tempo, eccolo. Oh yes. Tripla, ecco la tua ricompensa. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Oh my gosh. Se via lo sfilettatore. Questo è il mio regno. Sì. Giocata. Chissà quali saranno le conseguenze. Oh my god. Devo fare mille cose in più, non ho fatto in tempo. Dovrebbe bastare comunque. Ah, Windfury il primo. Nadina mi ha buttato a casa. Mi sembrava che non ce l'avessero. Nella frenesia. Prima di fare l'ultima Magadone devo fare tutti i battle cry, ragazzi. Sono tutti i battle cry, diventavo infinito.
Oh yes. Una bella partita finalmente, abbiamo fatto il nuts anche noi. Ma è brana ragazzi, brana insane. Brana insane. Questo roi poi è un casino. Finalmente ci siamo potuti divertire anche noi una volta. Anziché morire male con le solite build spazzature che ci ritroviamo.